Ciao, io sono il Giorgio 95 e oggi proseguiamo la nostra avventura culinaria partendo ovviamente dal livello 11, che dobbiamo fare la difficoltà 3, quella difficile. 80 monete, va bene, facciamo. Ok, allora, naturalmente prepariamo tutti gli hamburger, tutti gli hot dog. Adesso, mentre andiamo avanti nel livello, lei vuole un hamburger, lui un hamburger e una Coca-Cola. Perfetto, va bene. Coca-Cola, aspettiamo, così facciamo la combo. Panino, Coca-Cola. Il terzo arriva, il terzo è lui, e vuole un panino. Panino, panino, Coca-Cola, Coca-Cola e Coca-Cola. Perfetto, quindi abbiamo fatto il record per lei vuole una Coca-Cola e lui due hamburger. Io dopo non ne vuole nessuno. Va bene, andiamo avanti. Altri livelli l'abbiamo fatto, quindi possiamo proseguire. Sì, livello 11 fatto. Ora dobbiamo fare il 12, so che il 12 lo facciamo, cioè prima facciamo il potenziamento e poi andiamo al 12. Sta registrando, quindi va bene. L'audio è tutto a posto. Andiamo nel nostro ristorante a fare il potenziamento. Come solito, dopo ogni livello potenziamo qualcosa. Io direi potenziare gli hamburger, che vanno a valere 9 monete invece di 7, quindi è molto meglio. Cioè, aggiunge dei contorni sopra, delle cose aggiuntive, quindi lo rende più buono. Vediamo, adesso la nostra avventura sta proseguendo, vediamo, andiamo avanti e spero che il video vi stia piacendo. Adesso se c'è comunque l'evento della scuola adesso qua, questo qua adesso vi faccio vedere. Qua ci sono l'evento pranzo scolastico, vinci livelli, guadagna stelle, rinnova, raccoglie ricompense. Ok, questo poi lo faccio poi qua, per conto mio, senza farvelo vedere, perché già tanto ci mettiamo tanti episodi a fare l'avventura, la storia principale, e manca solo che vado a perdere tempo per fare livelli speciali, che non c'entrano niente. Adesso facciamo livello 12. Oggi cerchiamo almeno di fare 6 livelli, 6 livelli nella difficoltà difficile. Adesso vediamo quanto ci mettiamo, perché caricamenti sono lunghi, ci mettono tanto, quindi perdiamo un po' di tempo. Adesso facciamo i nostri hamburger e i nostri hot dog, così prepariamo tutto quanto. Questo vuole 170 monete, lo vuole un panino e una Coca-Cola. Coca-Cola, ok, aspettiamo il terzo signore. Il signore vuole Coca-Cola e hot dog. Ok, adesso prepariamo tutto. Coca-Cola e panino, lei. La signorina invece vuole due panini e una Coca-Cola. Allora, due panini, tre panini, Coca-Cola. Ok, perfetto. Abbiamo fatto un po' di combo. Il punteggio l'abbiamo già raggiunto, superato, quindi siamo già a posto. Adesso solamente cerchiamo comunque di raggiungere un obiettivo alto, così prendiamo più ricompense. Prendiamo più oro, più monete. Ah, un altro panino, allora, hot dog, Coca-Cola, panino, panino, Coca-Cola, perfetto. Panino. Fatto. Abbiamo fatto oltre il doppio dell'obiettivo, quindi va bene. A noi ci va bene. Allora, visto che mi mancano due cose da potenziare per adesso, perché c'è sbloccato solo quelle cose lì, e andiamo avanti con i livelli, così perdiamo meno tempo con i caricamenti. 13. 20 piatti e non bruciare niente. Ok, perfetto, va bene, andiamo avanti. Prima
Comunque vi dico che, visto che sto notando che mi interessa poco, io diciamo che mi preoccupavo un po' quando non vi caricavo i video, dicevo no, perché non carico il video, non riesco, chissà cosa dite se non carico il video, tanto non ne guardate molti video, quindi mi devo preoccupare un po' meno. Adesso io in questi giorni vi avverto che caricherò i video con la solita frequenza uno al giorno. Però se nel caso capita che un giorno non riesco a registrare il video, pazienza. Cioè, pazientiamo. Ok. Quindi tranquilli che i video ci sono sempre. Solamente usciranno quando possibile. Se nel caso ci sarà un giorno in cui non riesco a caricarvi il video, pazienza, no? Patentiamo. Ho visto interesse su Wayday e su Minecraft, quindi spero che vi continuino a interessare. L'obiettivo l'abbiamo fatto, non abbiamo bruciato niente, quindi va bene, andiamo avanti. Livello 14 adesso. È già la terza volta che ci passiamo, però adesso la difficoltà è difficile, quindi diciamo che è diverso. 150 monete e c'è il tempo. Quindi bisogna stare attenti perché il tempo è infame. Sapete che il tempo, io odio i livelli con il tempo perché mi complicano la vita abbastanza. Allora, lei vuole uno dog e un panino. Coca-Cola, panino. Ok, perfetto. Prepariamo quello che serve. Allora, il ragazzo vuole il panino. Lo do e la Coca-Cola alla ragazza. Posso dirlo? Ok, perfetto. Sto cercando di commentare quello che faccio, però mi viene difficile. Notate l'impegno che ci sto mettendo per portarvi questi contenuti, perché io devo incastrare tutti gli orari con tutte le serie che sto portando sul canale. Quindi risulta già difficile. Ma comunque il livello l'abbiamo già passato, Abbiamo già superato l'obiettivo che ci serve, anche di molto, il doppio, più del doppio. Due hamburger. Vediamo se facciamo il tempo a servire gli hamburger. Ok, perfetto, abbiamo fatto tutto in tempo. Continua. Andiamo a livello 15. Così almeno arriviamo al 16 e la prossima volta partiamo da lì. Hai sbloccato la prossima ricompensa. Ok. Il pass battaglia. Va bene. No, perché c'è anche il pass battaglia qua, quindi. Settanta monete e non buttare via niente. Adesso andiamo un attimo a potenziare. No, ho detto andiamo un attimo a potenziare nel nostro ristorante. Se andiamo a potenziare qualcosina. E poi andiamo a fare altro. Altri livelli. Panini le miglioriamo, miglioriamo anche gli altri panini. Ok, direi basta, andiamo avanti con i livelli, facciamo altri due livelli e poi potenziamo i due tipi di panini, io dog e panini normali, quelli a fagottino e quelli normali, vabbè non so come definirli, però fatemela andare avanti che ci andiamo a confondere e basta. Vai, siamo a 10 minuti di video. Prepariamo i nostri nuovi panini, quelli fatti meglio. Valgono più monete. Ok,
dobbiamo fare le combo, eh. Se cerchiamo di fare le combo è meglio. Allora, il signore vuole Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Siamo uno di lingua. Va bene, e due hamburger. Forse è meglio che dico tre Coca-Cola, invece di dirlo tre volte, sennò se andiamo a incasinare basta. Panino, ok, panino lui. Ok, hot dog. Coca-Cola, poi naturalmente se sto sbagliando qualcosa ditemelo, io vi posso correggere. Ok, e il livello l'abbiamo passato. Non l'abbiamo mai perso perché sono ormai esperto in questo gioco, possiamo dire, no? Quindi va bene, io spero che questa serie vi possa interessare perché voglio portarvela molto avanti. Ok, 9 like, ovviamente come lasciate i video, 9 like, e non bruciare niente. Se like il video, perché mi fa piacere sapere se il video vi piace o meno. Se non vi piace mi scrivete cos'è che non vi piace. Io posso migliorare. Ok, allora, 9, un hamburger, un hot dog e una Coca-Cola. Perfetto, il ragazzino vuole l'hamburger, c'era l'hot dog, ho sbagliato io. Il robot, non si sa perché voglia mangiare, perché è un robot e non dovrebbe mangiare, però vuole l'hamburger, Coca-Cola e il ragazzino Coca-Cola e hot dog. Panino a lui, così siamo tutti contenti. Panino, Coca-Cola, Coca-Cola e hot dog. Coca-Cola, perfetto. Un panino al ragazzino. Ok, fatto. Vediamo cosa succede dopo livello 16, perché dopo livello 16 non ci sono più livelli, quindi vorrei capire cosa succede. Magari adesso aggiungeranno i livelli, metteranno i livelli nuovi adesso. Cioè metterà in gioco automaticamente i livelli nuovi. Ok, abbiamo sbloccato dei nuovi livelli, guarda. Livello 17. Ti stai divertendo? Votaci, non adesso, grazie. Non adesso, no, non proprio non adesso. Devo andare fino al 23, che il 23 c'è il cinema, a quanto pare. Però c'è questo che si sblocca. C'è un nuovo edificio qua, questo cos'è? Questo cos'è? Recensioni d'oro ricevute. Non so cosa sia, però lo scopriremo andando avanti nel gioco. Ma non adesso, perché adesso andiamo nel nostro ristorante e andiamo a migliorare qualcosa. Visto che abbiamo fatto dei livelli, abbiamo passati, sempre senza mai perdere vite, andiamo a migliorare i panini. Panini a 5, gli altri panini a 5 monete, quindi sono al massimo, perché dopo 3 potenziamenti sono al massimo. E dopo due in realtà, perché uno è base, quindi va bene. Abbiamo 81 cucchiai, che non so cosa servono i cucchiai ancora. Ancora i cucchiai ancora è l'unica cosa che ancora non ho capito a cosa servono. Quindi boh, sì, lo scopriremo più avanti. Per ora le collezioniamo, poi vediamo. Magari servirà per migliorare qualcosa. Allora, livello 17, prossima volta partiamo da questo livello. Finalmente un livello diverso, vediamo se... È una difficoltà diversa? No. 145 monete. Va bene. E niente, io spero che questo video, come il resto dei video, vi sia piaciuto. Io vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto mi scrivete con un commento perché non vi è piaciuto. O comunque se avete lasciato un commento io li leggo e vi rispondo sempre. Condividete il video per il canale che la crescere. Iscrivetevi al canale se siete nuovi. E noi ci vediamo nel prossimo video. A presto.